Buonasera, vi do il benvenuto alla quarta puntata della nuova serie del 2024 di Spazio Ippocrate, Medicina e Oltre. Io saluto tutti i nostri telespettatori. Il titolo accattivante di questa puntata è alla scoperta della medicina di genere. Abbiamo anche aggiunto il cuore di donna in primo piano. Oggi è il 21 marzo e quindi è l'equinozio di primavera, quindi un bel modo per iniziare la nuova stagione. Vi presento gli ospiti, il dottor Franco Lavalle, che è vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Bari ed è il delegato della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici per la Medicina di Genere nell'Osservatorio Ministeriale. E la dottoressa Antonella Manarini, che è dirigente medico della cardiologia ospedaliera del Policlinico di Bari, co-chair person, cioè co-presidente dell'area cardiologica di genere e dell'Associazione Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri. Ora, con me, ecco, ho sempre il piacere di salutare l'avvocato e giornalista Daniela Piesco, che è collegata da Benevento, e un ringraziamento al nostro Antonio Quarta per la parte tecnica e per la regia, e non finirò di ringraziare il nostro direttore editoriale Antonio Peragine che ci ha permesso di realizzare e diffondere questo progetto comunicativo medico. Voglio, prima di dare la parola agli ospiti, io volevo così introdurre la medicina di genere, che voglio definire come un approccio corretto per la prevenzione e la cura delle malattie. Prima di questo, volevo passare la parola a Daniela, che spiega la mission della nostra trasmissione, la mission di Spazio Ippocrate. A te, Daniela. Buonasera e benvenuti. Spazio Ippocrate prende il suo nome dal giuramento di Ippocrate, che come tutti sappiamo è il primo testo deontologico della storia della medicina ed è quel giuramento che ogni medico è obbligato a prestare prima di cominciare ad esercitare la professione. Nel giuramento si parla della dignità del malato e del rispetto della sua vita, della diligenza nell'esercizio della professione, dei doveri inseriti nel codice che ogni medico è tenuto a rispettare. È una sintesi che riassume tutti i principi deontologici ed etici secondo i quali un medico deve agire e dei quali deve farsi ispirare in tutti i suoi comportamenti, anche e soprattutto al di fuori dell'ambito lavorativo. Durante la prima edizione di Spazio Ippocrate, in ogni puntata abbiamo proceduto alla lettura e alla spiegazione di ogni enunciato contenuto nel giuramento. È importante sottolineare che il nostro Spazio Ippocrate dedica l'ultima parte della trasmissione all'arte nella sua accezione più ampia con Spazio Oltre, un'appendice curata dal nostro Riccardo Guglielmi, che continuerà con immutato e forse accresciuto entusiasmo da quando è membro del Comitato d'Onore Accademia Italia in Arte nel Mondo. Grazie Daniela per queste parole. Tu hai spiegato la mission di Spazio Ippocrate, datemi 2 minuti per spiegare l'obiettivo di questa puntata. Noi vogliamo affrontare un argomento impegnativo e stimolare contemporaneamente la curiosità del pubblico. Devo fare subito una premessa perché è che voglio sottolineare che la medicina di genere non ha nulla a che fare con la identità di genere delle persone, ma si concentra sulla salute e sul benessere di tutti. E quindi ecco perché il nostro sottotitolo della trasmissione che abbiamo così inventato con Franco Lavalle, l'approccio corretto per la prevenzione e la cura delle malattie. Medicina di genere, è bene subito chiarire che si basa su dati scientifici, non su dati empirici, e studi approfonditi che interessano le differenze biologiche tra i due sessi, come ad esempio la risposta diversa ai farmaci e la diversa espressione delle malattie.
argomento molto importante, considerando anche la differenza di tumori che esiste tra uomo e donna, la differenza di espressione della cardiopatia ischemica. Ecco, la trasmissione è divisa, come abbiamo visto, in tre parti. Nella prima parte affrontiamo con Franco Lavalle in generale la medicina di genere. Nella seconda ci concentriamo in modo particolare con la nostra graditissima ospite, con Antonella Manarini. Bene, io voglio cominciare con Franco. Ti faccio subito una domanda e poi passerò. Faremo come succede, ti incalzeremo al più presto. Spero che tu, con la tua capacità espressiva, devi essere sintetico e molto efficace. La prima domanda che ti faccio, Franco, è: quali sono, ecco, le principali sfide che la medicina di genere affronta nel nostro paese e in più in generale nel mondo? Tu adesso rappresenti un'autorità nel campo della consulta ministeriale, quindi la tua opinione è molto importante. Senti, grazie. Innanzitutto saluto tutti voi e chi ci ascolta. Allora, la prima sfida è quella di rendere equa la medicina, cioè dare a tutti lo stesso diritto di essere curati nel modo migliore attraverso una medicina cosiddetta personalizzata. Cioè, in definitiva, che cosa fa la medicina di genere? Essendo la medicina delle differenze, valuta quelli che sono i fattori che incidono sullo stato di salute o di malattia di ogni individuo. Quindi, prima risposta è rendere a tutti quanti una medicina equa. La seconda sfida è quella di diffondere la medicina di genere innanzitutto tra i medici e tra gli operatori sanitari. Solo nel momento in cui medici e operatori sanitari conoscono bene quello che è la medicina di genere, che spieghiamo subito, non è una specializzazione, è il modo corretto di fare il medico, di fare l'infermiere, tenendo presente che ogni individuo, come ho detto prima, è soggetto ad una serie di influssi che non sono solamente legati al fatto di essere uomo o di essere donne, ma ci sono altre situazioni come fatti culturali, fatti ambientali, quindi l'inquinamento, vivere o meno in città più salubri o meno salubri, le etnie, i credi religiosi, cioè sono tutte cose, come vedremo poi nell'ambito della discussione, che influenzano uno stato di salute o di malattia delle persone. Perfetto. Daniela, a te la seconda domanda. Allora, dottore, quali sono le differenze di genere più comuni che si riscontrano nella diagnosi e nel trattamento di determinate condizioni mediche? Vabbè, innanzitutto una differenza di sintomi su alcune malattie che si possono avere tra uomo e donna. Uno è essenzialmente quello che analizzeremo, che la dottoressa Mannarini analizzerà dopo, è quello delle sindromi coronariche, dove sia l'uomo che la donna, pur avendo un infarto, quindi una stessa situazione, o un'ischemia, o un danno ischemico, diciamo in generale, presentano una sintomatologia diversa. Cioè l'uomo presenta la sintomatologia classica, quella stenocardica, la donna presenta una sintomatologia non tipica. Perché? Perché è diverso il modo di interessamento del fatto ischemico nell'uomo piuttosto che nella donna. Come lo dirà anche la dottoressa Mannarini, nell'uomo sono interessati i grossi vasi, nelle donne i piccoli vasi. Cioè c'è sempre una motivazione per queste cose. Un altro esempio può essere il tumore del colon. Nell'uomo è più frequente il tumore nel colon di sinistra, quindi occlusioni, sanguinamenti sono più evidenti, e anche il sangue occulto nelle feci può dare o può indirizzare verso una diagnosi.
Nella donna è più frequente la neoplasia nel colon di destra, quindi non ci sono occlusioni, è difficile che ci sia il sanguinamento, quindi si arriva più tardi alla diagnosi ed anche lo stesso sangue occulto nelle feci potrebbe non risultare positivo e quindi sviare per una immediata diagnosi su una patologia. Allora il medico essenzialmente queste cose le deve sapere, come deve sapere che ad esempio nella depressione è vero che è più colpita la donna, ma proprio perché nell'immaginario delle persone c'è il fatto che la depressione colpisce più le donne, non si arriva mai a una diagnosi precoce della depressione nell'uomo, tant'è che gli uomini sono quelli che muoiono di più suicidandosi. Diciamo, questi sono degli esempi che possono proprio dare la differenza tra uno e l'altro, come anche lo stesso, come diceva prima il dottor Guglielmi, anche gli stessi farmaci. Ci sono alcuni farmaci che si accumulano nella donna rispetto che nell'uomo, quindi danno ancora più problemi e quindi una serie di danni da accumulo di farmaco. Quindi tutte cose che chiaramente il buon medico deve sapere nel momento in cui si pone nei confronti dell'ammalato. Franco, tu forse hai già risposto in parte a questa domanda: come la medicina di genere può migliorare la salute sia delle donne che degli uomini? Quindi vuoi continuare su questo? Sì, cioè rapidamente posso dire che può contribuire facendo una corretta diagnosi, e per fare una corretta diagnosi bisogna essere a conoscenza di quello che dice la letteratura. Cioè la medicina di genere nasce dall'esame corretto della letteratura scientifica, dove si sono evidenziate determinate differenze, per cui il professionista, chi offre la propria attività al paziente, deve essere a conoscenza di quelle che sono queste evidenze scientifiche. E poi bisogna anche, come dicevo prima parlando dei farmaci, dare le terapie più appropriate a secondo delle persone che le devono ricevere. Quindi non tutte le medicine vanno bene per tutti quanti. Per questo motivo bisogna ascoltare sempre, consultare il medico prima di prendere una medicina, cioè non dire la mia amica mi ha detto prendo questa medicina, oppure su internet ho letto che questa medicina va bene. Ogni medicina è indicata per quella determinata persona, quindi noi dobbiamo sapere, noi popolazione, che le medicine vanno prese soltanto nel momento in cui vengono date da una persona competente. Poi magari Antonella ci spiegherà con qualche esempio, quando successivamente qualche esempio pratico. Daniela, a te la domanda. Sì, sempre al dottor Lavagna volevo chiedere quali sono i principali fattori sociali e culturali che influenzano la salute di genere e come possono essere affrontati. Beh, diciamo, rispondendo anche a quello che ho detto prima, per esempio le disuguaglianze sociali, chi è povero e vive in ambienti malsani è più soggetto ad ammalare, chi ha una situazione di criticità è soggetto ad avere una serie di patologie, oppure anche, come dicevo prima, lo stesso credo religioso, cioè nelle varie religioni ci sono per esempio delle persone che non assumono delle medicine perché altrimenti pensano che questa è una diminuzione dello stato della persona, quindi non si curano perché l'essere ammalati vuol dire non essere idoneo, non poter avere quelle caratteristiche particolari che anche il loro credo religioso prevede. Oppure ci sono in alcune etnie che le donne non vanno dal medico ma va il marito, va il fratello a raccontare quella che è la situazione clinica, per cui diciamo bisogna superare tutte queste situazioni che portano a una diseguaglianza nelle specie tra
tra etnie, tra persone. Franco, allora sfruttiamo il tuo ruolo nazionale nella federazione. Ecco, ci puoi dire se esistono delle politiche, delle iniziative che l'Italia, il nostro paese, sta adottando per promuovere la cultura della medicina di genere, cultura sempre scientifica, cultura medica. Sì, sì. Allora, diciamo subito che il nostro paese è l'unico che nel mondo si è dotato di una legge, la legge 3 del 2018, per promuovere la medicina di genere. Cioè, noi siamo stati così bravi da renderci conto, quello che dicevo prima, che nella letteratura scientifica sono state evidenziate delle differenze. Inizialmente con un fatto, diciamo, di approccio cardiologico. Queste differenze furono viste essenzialmente prima in cardiologia, dove si è visto che le donne morivano di più per determinate patologie cardiologiche, e si è incominciato ad indagare su questo. Ma poi, piano piano, si è incominciato a vedere che queste differenze avvengono anche in altre situazioni. Per quale motivo? Perché gli studi clinici una volta erano fatti essenzialmente sugli uomini, ma la spiegazione è semplicissima: erano stati fatti sugli uomini per motivi economici, perché le donne sono soggette al ciclo mestruale, quindi hanno un assetto ormonale variabile, quindi le risposte dipendono da quello che è il valore degli ormoni in quel determinato momento nell'organismo. Allora, capite bene che una donna ha una industria farmaceutica che mette dei soldi, porta maggiore aggravio di spese, quindi diventa più facile fare gli escort sugli uomini. Però il discorso è che la risposta data dagli uomini non può essere simplicita, adattata alle donne, perché sicuramente, proprio per quello che ho detto prima, ci sono tali e tante variazioni dello status di una donna dal punto di vista ormonale che quelle determinate risposte non sono assolutamente idonee per le donne. Ma ancora di più, anche nella stessa ricerca, cioè l'utilizzo degli animali di laboratorio, venivano preferiti, proprio per lo stesso motivo, i soggetti di sesso maschile, il topino maschio, il maiale maschio, il cane maschio, e quindi le risposte erano sempre delle risposte che comunque non erano adeguate poi ad essere portate come risultati ad un'evidenza scientifica corretta. Infatti, se si vanno a prendere gli studi fatti in precedenza, si vede che per quel determinato studio 70-80% uomini, 30%-20% donne. Cioè, quindi si adattava al modello femminile quello che era un modello maschile, e quindi poi tutta una serie di problemi che piano piano ora stanno venendo alla luce e che, ripeto, il buon medico, il buon operatore sanitario deve conoscere in maniera importante. Quindi, dopo questa legge, con questa legge, e ora si sta facendo una rivisitazione, alla fine del mese ci sarà la presentazione in Senato di una nuova versione, cioè di un decreto legge che modifica quella precedente. E dicevo, in seguito a questa legge si è dato veramente, come si dice, ventre a terra per cercare di risolvere questa situazione, e si è chiesto all'università di formare gli studenti sulle variazioni che stanno venendo man mano nelle conoscenze, e gli stessi operatori sanitari devono fare corsi di aggiornamento, formarsi, perché ormai non si può più derogare dal non avere l'esatta conoscenza di quelle che sono le evidenze scientifiche per le varie patologie. Io volevo aggiungere anche sempre nella ricerca, perché nella ricerca di fase 2 e fase 3
praticamente dopo gli animali si deve passare sull'uomo, quindi c'è quel gap. Ecco, volevo dare questa informazione. Negli Stati Uniti è legale che vengono sottoposti a questi controlli, a queste sperimentazioni, diamo il giusto nome, i detenuti che offrono la loro disponibilità. Nel naturale esiste negli Stati Uniti e non in Italia. E come al solito anche i detenuti sono per la maggioranza maschi. La loro speranza è quella di sottoporsi quindi a queste sperimentazioni per avere uno sgravio di pena. Questo, per fortuna, in Italia questo però, non Riccardo, però Riccardo, guarda, è vero, questo è vero, però c'è anche un altro vulnus, non solo quello che siano maschi, ma sono anche persone che vivono tutti nello stesso ambiente. Quindi nel momento in cui tu devi ricavare dei dati, devi avere un mondo variegato, ma se hai un mondo che è tutto in una stessa cosa, hai comunque dei dati falsati, perché comunque non è il mondo reale, ma è soltanto un mondo di una determinata zona, di un, non so se mi spiego, di un determinato posto. Questa era la mia provocazione, perché anche là che poi spacciano magari dei dati, non è che poi possono essere ben attendibili, vanno visti un grano salis. Daniela, a te. Sì, sempre al professor Lavalle, diciamo, speriamo di non metterlo sotto pressione con tutte queste domande. No, assolutamente. Allora, facciamo le iene stasera. No? Stasera sì, siamo voi. Facciamo le iene. Professore, come possiamo promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione sulla medicina di genere tra i professionisti sanitari e il pubblico in generale? Beh, guardi, allora qui bisogna agire secondo quello che ci è stato insegnato proprio dall'azione, dalla scientificità degli atti. Allora, innanzitutto dobbiamo distinguere due modalità di approccio, cioè l'approccio verso la persona normale, cioè non il professionista sanitario. Perché? Perché la medicina di genere deve anche arrivare alle persone come un alert, no? Nel senso che se noi abbiamo una determinata sintomatologia, come sentiremo una sintomatologia strana per quanto riguarda le donne che hanno problematiche di ordine cardiologico, e se la donna lo sa, allora nel momento in cui avverte quei sintomi che non sono i sintomi tipici, incomincia a preoccuparsi, va dal proprio medico, va al pronto soccorso, per cui ci portiamo avanti, come si suol dire, cioè non aspettiamo la situazione di gravità, ma già le cose vengono prese per tempo. Quindi bisogna fare innanzitutto informazione sulle persone, informazione che si può fare attraverso i mezzi di stampa, una trasmissione come la vostra, attraverso i giornali, informazione che si può fare nelle scuole, ai ragazzi, abituarli già a pensare in un certo modo per determinate cose. Quindi questo è quello che si può fare verso le normali persone non operatori sanitari. Verso gli operatori sanitari o verso i futuri operatori sanitari bisogna fare dei procedimenti che sono codificati. Allora, innanzitutto la formazione che deve fare l'università, quindi la formazione nell'ambito del percorso di studi, dove i professori devono prima andare a studiare loro quelle che sono le evidenze scientifiche e poi trasferirle direttamente durante l'elezione agli studenti, in maniera tale che gli studenti già imparano da subito a capire quelle che sono le differenze nelle varie patologie. Sempre l'università ha un ruolo per quanto riguarda la formazione post laurea di tipo universitaria, quindi i master, gli short master, e quindi questa è la competenza universitaria. Poi ci sono le istituzioni, ci sono gli ordini professionali, innanzitutto l'ordine professionale dei medici, a cui io appartengo, a cui anche appartiene la dottoressa Mannarini e il dottor Riccardo Guglielmi,
che bisogna dire sono organi sussidiari dello Stato, cioè vicariano lo Stato in quelle che sono le necessità di ordine sanitario. Quindi in definitiva, vicariando lo Stato, io ho al primo posto non il medico, ma ho al primo posto l'interesse della persona. Quindi io devo poter garantire che le cure fornite dai medici iscritti agli ordini verso le persone siano le migliori cure possibili. E quindi, rendendomi conto di questa situazione particolare che c'è con la medicina di genere, allora devo promuovere corsi di formazione, quindi corsi ECM o non ECM. La stessa cosa devono fare le istituzioni, quindi la regione, gli ospedali, cioè fare in modo che subito ci si metta al passo cercando di imparare quello che significa medicina di genere. E in quest'ambito vengono anche fuori i cosiddetti PDTA, cioè i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali. Perché? Perché se io, medico del pronto soccorso, così per rimanere nel tema e anche per dare l'assis alla dottoressa Mannarini, se io, medico del pronto soccorso, ho una donna che mi arriva con dei sintomi atipici, una sintomatologia atipica, che possono far presagire a me, che sono uno che conosce la patologia, un fatto coronarico, allora metto in moto tutta una serie di attività, dall'elettrocardiogramma, gli enzimi cardiaci, che mi portano ad arrivare a una diagnosi o ad escluderla nel momento in cui la donna arriva con questa sintomatologia. Ma se io non ne sono a conoscenza, cioè non sono formato, però mi arriva quella donna che ha quella determinata sintomatologia, ed esiste un PDTA, cioè un percorso che mi obbliga a fare quella determinata trafila di esami, io arriverò lo stesso alla diagnosi, perché mi si è presentata una donna che aveva quelle determinate caratteristiche e la mia azienda mi obbliga, nel momento in cui mi arriva una donna che presenta quella determinata sintomatologia, ad applicare quel percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale, e io salverò la vita a quella donna che viene al pronto soccorso con il mal di stomaco e non la mando in gastroenterologia, non la mando a fare una gastroscopia, ma le faccio un elettrocardiogramma e scopro che quello è un sintomo di un infarto che sta avendo. Quindi questo è già una mezza risposta alla mia ultima domanda, che erano i principali risultati, e quindi risultati, hai già parlato delle leggi, e quello che i successi che la medicina di genere ha raggiunto nel nostro paese. Aggiungi tu qualche altra notizia. Senti, è già importante che se ne parli, è importante che i colleghi incominciano ad avere contezza di questa situazione, che ci siano molti convegni fatti sulla medicina di genere, o che comunque nell'ambito dei convegni ci sia qualche cosa che riguardi la medicina di genere, che le società scientifiche si dotino di visione nell'ambito della loro attività che riguarda la medicina di genere. Diciamo che il successo, almeno per quanto riguarda l'Italia, è veramente grande, perché siamo riusciti a capire dal punto di vista culturale l'importanza della medicina di genere, quelle che sono le ricadute sulle persone, per cui io, diciamo, sono soddisfatto di come sta evolvendo ora il percorso della medicina di genere, perché sicuramente i colleghi hanno capito o stanno capendo che, applicando in maniera corretta quella che è la medicina di genere, che poi è soltanto il modo corretto di fare medicina, noi in assurdo
non dovremmo proprio parlare della medicina di genere, perché la medicina di genere è il modo corretto di fare la medicina. Solo che siccome ci sono ancora dei bias nell'ambito delle conoscenze delle persone, dobbiamo ancora insistere e cercare di fare un pochino cultura, spingere alla cultura di queste cose. Ma sono anni comunque che già se ne parla e molti professionisti hanno proprio improntato la loro attività tenendo presente di quello che la letteratura dice nell'ambito delle differenze tra uomo e donna o tra uomo ricco e uomo povero, tra uomo che ha cultura e uomo che non ha cultura, perché la stessa patologia, se avviene tra uno che è ricco e uno che è povero, uno che è acculturato e uno che ha meno cultura, cioè gli esiti sono completamente diversi. C'è una differenza proprio sostanziale su quello che è l'esito di queste cose. Dipende dalle persone e dal modo in cui viene presentata la situazione in ambito di trattamento di queste persone. Bene, io ti ringrazio veramente per questa parte, sei stato, anche perché hai usato molta sintesi, hai spiegato in modo chiaro anche per i non addetti ai lavori questi concetti. Adesso mettiamo la dottoressa in primo piano, che è stata in religioso silenzio, però parlava il presidente, il vicepresidente dell'Ordine dei Medici, quindi vi dovevamo dare spazio. Quindi io, Antonella, adesso grazie per averci dato questo video, perché viene dall'American Art, e invito il nostro regista a mandarlo in onda. Dopodiché è un video di l'attrice è Elizabeth Banks, che il titolo di questo breve filmato è Solo un piccolo infarto. Devo ancora un'altra volta sottolineare che il nostro regista ha anche fatto qualcosa di eccezionale, perché ha messo i sottotitoli in italiano, che chi non sa l'inglese ci sta seguendo potrà seguire la clip. It started out like a totally normal day. Okay, move objection deadline to the third line after survey. Oh, honey, for when you learn, always use the verb star. What are you doing down there? Did you finish your breakfast? Ow. Don't hit your brother. Honey, you have to eat something. Here. Okay, 5 minutes to carpool. Where's my coffee? You okay, Mom? Oh, I'm fine. Sandwich orders. What do you want? Almond butter and jelly. Spaghetti. Oh, you sure you're okay? I'm fine, sweetie. I am so late. Hey, buddy, how you doing? Hey, honey. You okay? Yeah, I'm fine. You sure? Oh, yeah. Here. Acai. My favorite. See you guys later. Where are your shoes? Put your shoes back on, please. You know, go help your sister. We're going in 3 minutes. Oh my God, what am I doing? I forgot to cut off the crust. Voila. Shoes on, potty if you need it. Honey, get your sister. Okay, here. Nobody move. I'm getting a dustpan. Oh. Mom! I think you're having a heart attack. Honey, do I look like the type of person who has a heart attack? Totally fine. Don't forget to wear the high socks with the shin guards. Forget about the shin guards, Mom. Come on, Mrs. Underdog is not gonna wait. Whoa. Okay. 9:11. I'm sorry to bother you. I might be having a little heart attack. Nothing really, just some nausea, tightening of the jaw, dizziness, shortness of breath, muscle pain, achiness, this terrible pressure in my chest. Oh, really? They can be here in how long? 2 minutes. Can you make it 10? I thought I had gas.
Turns out, I was having a heart attack. Heart disease is the number one killer of American women. So now I take care of my heart, and I tell the women in my life to do the same. Sounds great, by the way. That's nice, sweetie, but that's not my heart. That is. Make it your mission to save your life and the lives of the women you love. Find out more from the American Heart Association at goredforwomen.org. Bene, dottoressa Manarini, allora a te la parola e fai un commento del video. Prima di tutto, Riccardo, volevo ringraziare te e tutti gli ascoltatori e anche l'avvocata Piesco per questo graditissimo invito. Un commento, diciamo, al video, poi possiamo fare anche qualche commento ai concetti fondamentali che ha espresso il dottor Lavalle. E nel video, diciamo, si capisce come la donna è molto preoccupata e presa da quelli che sono i suoi diversi ruoli sociali. C'è una donna che lavora, che si deve preoccupare, e molto spesso sono diciamo donne che fanno dei lavori molto impegnativi anche da un punto di vista intellettuale, e che allo stesso tempo però si deve preoccupare, si preoccupa di essere un'ottima madre e di organizzare la vita dei bambini prima di andare a scuola, e contemporaneamente anche un'ottima moglie, mettendo quindi in secondo piano quelli che sono gli allarmi invece della sua salute. Poi una cosa molto carina anche del video è la gentilezza con cui la donna chiama il 118, quindi o meglio il servizio di emergenza, e con cui descrive i suoi sintomi allo stesso, e alla fine poi quando le dicono che stanno arrivando, lei si preoccupa, ma io devo andare via in ospedale, ma lascio una confusione in casa, e quindi si preoccupa di non aver messo a posto le faccende di casa, le faccende casalinghe. Molto carino è anche il ruolo del bambino. E quindi qui siamo nell'ambito dell'educazione nelle scuole, perché la mamma è presa dal suo ruolo e quindi quasi si dimentica della sua salute, invece evidentemente il bambino ha avuto un'educazione a scuola e quindi si pone il problema che la madre effettivamente quei sintomi possano essere attribuibili ad un attacco cardiaco. Veramente molto significativo, una campagna educazionale in America che ha avuto veramente tanto successo. Bene, grazie, insomma. Ora, Antonella, adesso un fuoco di domande a te. Tu hai preparato un magnifico PowerPoint, quindi delle belle immagini, che tu vorrai commentare. Ecco, prima domanda che ti faccio. Perché l'approccio di genere è importante? Adesso vediamo la cardiologia. E cosa ci dice, abbiamo già la prima immagine, cosa ci dice l'epidemiologia e la statistica? L'epidemiologia ci dice, e questo lo ha detto anche alla fine nel video che abbiamo visto, che benché da un punto di vista proprio delle credenze comuni si pensa che le malattie cardiovascolari siano soltanto, siano perlomeno più appannaggio dell'uomo, in realtà i dati ci dicono che uomini e donne allo stesso modo, cioè anche per la donna, le malattie cardiovascolari sono le prime cause di morte, il che significa che dobbiamo avere un interesse uguale verso la prevenzione sia nell'uomo che nella donna, anzi con degli accorgimenti diversi che adesso vedremo. E difatti, in realtà, con tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, questi grafici che noi vediamo ci mostrano come c'è stata una riduzione del tempo. Siamo stati bravi, soprattutto parlando di prevenzione alla popolazione, siamo stati bravi nel ridurre la mortalità per cause cardiovascolari. Però, come si vede dai grafici, in realtà siamo stati molto bravi negli uomini, siamo stati meno bravi nelle donne, cioè nelle donne ancora oggi la riduzione della mortalità cardiovascolare è inferiore rispetto agli uomini. Ecco, Daniela, a te. Sì, volevo chiedere alla dottoressa, cos'è il paradosso della salute donna? In realtà, quando noi parliamo di medicina di genere, noi cardiologi
possiamo metterci una piccola medaglia, una piccola importante medaglia, che è quello che il paradosso della salute della donna nasce proprio in cardiologia nel 1980, quando questa dottoressa americana, che in realtà è una delle prime donne ad aver raggiunto una posizione apicale negli Stati Uniti, ad un certo punto si rende conto che le donne nel suo reparto, le pazienti donne nel suo reparto, venivano trattate in maniera differente rispetto agli uomini, soprattutto per quanto riguardava le procedure interventistiche. E allora pubblica su questa rivista importantissima, diciamo, la rivista più importante per quanto riguarda noi medici, questo articolo che si rifà a questa figura molto interessante, Yentl, che non è altro che la figlia di un rabbino. Quindi ebraico, che voleva studiare il Talmud, ma noi sappiamo che era, e questa è una prerogativa soltanto degli uomini, e allora si traveste da donna per ottenere, diciamo, questa possibilità. E quindi questa dottoressa dice che quasi le donne devono presentarsi come uomini per avere lo stesso trattamento. Ecco il paradosso della salute della donna. Ma anche nella storia, poi vedremo in uno spazio oltre, ci sono degli esempi simili. Daniela, vuoi continuare? Ah, sì, certo, sempre alla dottoressa, volevo chiedere, la menopausa è un fattore di rischio? La sua opinione sulla terapia ormonale sostitutiva? Per quanto riguarda la terapia ormonale sostitutiva, diciamo che negli anni si è fatta un po' di confusione, adesso si sta cercando un attimino, di, mettere dei nuovi paletti, perché all'inizio si pensava che siccome la maggior parte delle malattie, le malattie cardiovascolari nella donna semplicemente si presentano più tardi rispetto agli uomini, verosimilmente perché perdono l'ombrello ormonale che ra dovrebbe rappresentare un ombrello protettivo e di conseguenza diciamo è dopo la menopausa che si manifesta la malattia. Per cui all'inizio c'era stato un grande entusiasmo da un punto di vista della letteratura perché si pensava che quindi la terapia ormonale potesse effettivamente risolvere questo problema e quindi proteggere la donna nei confronti delle malattie cardiovascolari. Così non è stato perché la letteratura poi ha dato dei risultati completamente opposti e quindi in un certo qual modo questa terapia ormonale sostitutiva è stata messa un po' alla gogna. Però adesso, diciamo, noi stiamo rivedendo un attimino, anche grazie all'intervento ovviamente diciamo, degli scienziati, anche nell'ambito ginecologico, perché si è visto che effettivamente tutti quegli studi che avevano messo alla gogna la terapia ormonale avevano preso in considerazione delle popolazioni molto svariate. Di fatto, adesso sta venendo fuori che è vero che la terapia ormonale sostitutiva deve essere data principalmente per i sintomi della menopausa, però se noi adesso esistono delle categorie di donne che possono invece avere dei vantaggi anche in termini di riduzione di rischio cardiovascolare. E quali sono queste donne? Sono quelle donne che iniziano precocemente la terapia ormonale, ma soprattutto quelle donne che arrivano alla menopausa e che arrivano a poter prendere la terapia ormonale in una buona condizione di rischio cardiovascolare, cioè se io arrivo alla menopausa con un carico di fattori di rischio già importanti, quella terapia non solo non avrà effetto su una riduzione del rischio cardiovascolare, ma potrà anche avere degli effetti negativi. Quindi ecco perché è importante la prevenzione, cioè la donna deve sapere che può avere un'arma in più, ma quell'arma la potrà utilizzare solo se a quel momento, a quell'appuntamento, arriva in una condizione fisica perfetta. Ecco, prima di parlare un po' della differenza di sintomatologia, hai cominciato a parlare di fattori di rischio. Ecco, ci vuoi enunciare le differenze di fattori di rischio tra uomo e donna? Allora, Riccardo, quando noi parliamo, e tu lo sai benissimo, me lo insegni, di fattori di rischio cardiovascolari, noi dobbiamo considerare che per quanto riguarda, esistono dei fattori di rischio che non sono modificabili.
come per esempio l'età, perché ovviamente diciamo, più si è anziani, più l'invecchiamento è più possibile che si, diciamo, che si presenti la malattia cardiovascolare, fa parte dell'invecchiamento. Poi anche il sesso, perché abbiamo detto uomini e donne, gli uomini però si ammalano prima rispetto alle donne, e poi la predisposizione genetica. Poi ci sono i fattori di rischio non modificabili, parzialmente modificabili, che sono l'ipertensione, il diabete, e quindi sono l'ipercolesterolemia, sono quei fattori di rischio su cui noi, prendendo adeguatamente la terapia, possiamo intervenire riducendo il rischio cardiovascolare. E lì incomincia ad esserci già una differenza tra uomini e donne. Perché? Perché si è visto che nella letteratura che l'ipertensione, per esempio, la donna arriva un pochino più tardi al trattamento, è sottodiagnosticata l'ipertensione nella donna. Per quanto riguarda invece il diabete è molto più pericoloso per le coronarie della donna rispetto all'uomo. Per quanto riguarda l'ipercolesterolemia, lo stesso, il trattamento può essere diverso perché, per esempio, le donne che prendono ipercolesterolemiche, che prendono le statine, hanno più facilmente gli effetti collaterali delle statine, cioè diciamo, i dolori muscolari, e quindi più facilmente abbandonano la terapia. Poi ci sono i fattori di rischio che sono assolutamente modificabili, che fanno parte degli stili di vita, e quindi il fumo di sigarette, l'alcol, l'obesità, la sedentarietà. E si è visto, per esempio, ancora una volta una differenza, che le donne, il fumo di sigarette nelle arterie delle donne è molto, perché anatomicamente sono diverse le arterie delle donne rispetto a quelle degli uomini, il fumo di sigarette è molto più importante, molto più pericoloso per le arterie delle donne rispetto agli uomini. E questo è un dato che ci deve far pensare molto, perché oggi i dati sul fumo ci dicono che sono molto più le donne, le ragazze giovani che fumano rispetto agli uomini. Quindi le ragazze questo devono saperlo, sempre poi ricollegandoci al discorso che un giorno si troveranno all'appuntamento con la menopausa. Oggi c'è un altro fattore di rischio che stiamo attenzionando molto, che è il discorso delle droghe. E quindi i poliassuntori, c'è una grande alert, una grande attenzione negli Stati Uniti. I poliassuntori hanno dimostrato negli Stati Uniti che c'è una grossa incidenza, una maggiore incidenza di malattia cardiovascolare molto precoce, al di sotto dei 40 anni, proprio perché c'è un particolare uso delle droghe. E oggi le droghe sono tantissime e sono anche molto diverse dagli altri. E sembra che anche in questo caso la risposta delle coronarie alle droghe delle donne sia diversa e più pericolosa rispetto agli uomini. Antonella, che valore dare alla sessualità come fattore di rischio? Che valore Poi dare ci alla sono sessualità? la sessualità intesa, diciamo, come Sia nell'ambito nell'uomo che del nella donna. sesso Questo specifici, è. Certo. noi abbiamo in quella che è la vita riproduttiva della donna, abbiamo le diverse fasi. Quindi, per esempio, nelle prime fasi, diciamo, ci sono alcune condizioni che nel periodo, diciamo, dell'età fertile, ci sono alcune condizioni, come per esempio l'ovaio policistico, che è una condizione molto diffusa che sembra correlare a distanza con le malattie cardiovascolari. Quindi, come diceva Franco, il medico di medicina generale e anche gli altri operatori sanitari, quando acquisiscono l'anamnesi, di questa donna, devono sapere che quell'elemento può rappresentare nel suo futuro, e quindi va maggiormente attenzionata da un punto di vista, dei fattori di rischio. Invece, ci sono delle condizioni che si possono avere in gravidanza, per esempio l'ipertensione e il diabete in gravidanza. Queste condizioni poi possono permanere dopo la gravidanza, possono anche regredire. La regressione però non significa che quella donna non è più a rischio. Quella donna che ha avuto nella sua storia clinica quel problema deve essere nel futuro attenzionata, perché probabilmente in futuro svilupperà, presenterà una condizione di ipertensione e di diabete. E quindi questa situazione il medico di medicina generale e chi prenderà in cura quella donna lo deve sapere, perché deve essere maggiormente attenzionata.
c'è il discorso della menopausa, a cui più o meno abbiamo già accennato, laddove dobbiamo considerare che la menopausa, che non è una malattia, ma è semplicemente un periodo fisiologico della donna. E oggi, in realtà, quando si parla di menopausa, dobbiamo considerare il periodo, diciamo, giusto perimenopausale, ma ci sono degli studi che ci dicono che la menopausa, quindi la transition, quella che si chiama il periodo di transizione verso la menopausa, è molto più lungo. Quindi l'attenzione alla salute della donna, quindi anche 10 anni prima, questo processo inizia lentamente, questo cambiamento ormonale, che poi corrisponde anche ad un cambiamento metabolico, inizia non un anno prima della menopausa, ma inizia molto prima. E quindi questo significa che la donna deve avere cura di se stessa, perché sa che nella sua vita poi troverà davanti un appuntamento che è, diciamo, deve necessariamente incontrare, ma deve essere pronta a questo appuntamento con una corazza e quindi con un buono stato di salute. E io volevo anche aggiungere, anche perché l'anno scorso abbiamo fatto una magnifica trasmissione col professor Vitarelli, e che nell'uomo la disfunzione erettile è una spia proprio di un'iniziale cardiopatia ischemica coronarica, perché come ci sono le vasculopatie coronariche, così si formano delle vasculopatie a carico del circolo del perineo, e quindi bisogna stare molto attenti a ecco perché il medico, soprattutto il medico di medicina generale, deve avere una corretta comunicazione con tutti i suoi pazienti, sia donne che uomini. Ecco, bene, Daniela, vuoi chiedere qualche altra cosa? No, volevo ricordare, se mi consenti, che la nostra trasmissione, oltre ad andare in diretta sulla pagina Facebook del Corriere Nazionale, è distribuita in collaborazione con Rete Web Italia e con New Media European Press. Se mi fai aggiungere solo un'altra cosa, allora, così io poi concludo il mio discorso, che in realtà poi quando parliamo di fattori di rischio, questo per completare, diciamo, esistono anche fattori di rischio che sono correlati a tutta una serie di comorbidità. Per esempio, ci sono le malattie infiammatorie croniche, che sono molto più frequenti nelle donne, che predispongono alle malattie cardiovascolari. Quindi noi dobbiamo sapere che quella donna che stiamo seguendo può avere anche un maggior rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Un altro elemento molto importante di cui oggi si parla tantissimo è la cardio-oncologia, e quindi la cardio-oncologia di genere. Perché, e quindi questo può interessare anche gli uomini, perché noi adesso ci stiamo focalizzando sulle donne, in realtà genere non è, giustamente come ha detto Franco, semplicemente il sesso, ma dobbiamo guardare che ci sono anche alcune condizioni che diciamo, per le quali le donne sono privilegiate rispetto agli uomini. Per quanto riguarda, per esempio, le terapie, diciamo, del cancro, ci sono alcune, grazie a Dio, oggi le terapie sono talmente andate avanti che esistono molti sopravviventi, quindi persone che superano il cancro, va bene? E che quindi diventano, quindi parliamo soprattutto del cancro della mammella, grazie a Dio sappiamo adesso che tutte le medicine, i farmaci innovativi hanno allungato di molto la sopravvivenza di queste donne, ma allo stesso tempo noi sappiamo che purtroppo queste stesse malattie che hanno salvato la vita, il che significa che noi le dobbiamo fare, questi stessi farmaci invece hanno purtroppo possono avere delle conseguenze a distanza, e quindi anche in quel caso è molto importante una valutazione cardiologica prima di iniziare il trattamento, per sapere poi quella donna come deve essere seguita in seguito, diciamo, nelle fasi successive. Ma difatti proprio... Allora Riccardo, io... aspettami, scusa, no, volevo aggiungere solo una cosa, poi ti do la parola. Per esempio, proprio hai parlato di cardio-oncologia, insomma, stiamo vedendo, nell'opinione anche con i medici di medicina generale, che le donne che superano un tumore della mammella, hanno fatto una quadrantectomia, non fanno la chemio, fanno la radio, quella spruzzatina che dice adesso di radio, oppure la terapia ormonale, si vedono che ci sono anche delle alterazioni del metabolismo, del colesterolo, dell'LDL, per cui queste donne, anche giovani,
diventano più a rischio di malattie cardiovascolari. Infatti, stiamo vedendo che l'aumento dell'LDL sta diventando molto significativo nelle donne anche giovani che hanno fatto quadrantectomie e seguono il follow-up oncologico per il tumore della mammella. Ora, Quello, sì, volevi dire. il concetto è sempre quello, Riccardo, che devi arrivare ad affrontare qualsiasi difficoltà che la vita ti presenta in una condizione fisica ottimale. Ottimo. Franco, volevi aggiungere? Sì, diciamo, io innanzitutto mi volevo complimentare con Antonella per la lucidità con cui ha trattato l'argomento, no? L'argomento cardiologico è un argomento così importante che nel momento in cui io sono stato nominato lì nell'osservatorio ministeriale e sono il coordinatore dei percorsi clinici. Il primo atto è stato quello di andare a studiare proprio le patologie cardiologiche e quindi sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ci sono, diciamo, c'è l'esito di questi nostri lavori fatti sia sulle sindromi coronariche che sullo scompenso cardiaco, perché riteniamo innanzitutto di fare un approccio in base alla gravità della percentuale delle patologie. Però, diciamo, questo è per magnificare l'intervento di Antonella. Invece volevo dire un'altra cosa, per fare capire un attimino che cosa vuol dire medicina di genere, che cosa vuol dire lo studio della medicina di genere. Antonella ha fatto vedere quel filmato in cui abbiamo visto quella splendida attrice che faceva un sacco di cose. Cioè, quindi questa attività multitasking delle donne. Madonna. Allora, c'è una spiegazione. Nello studio della medicina di genere si è andato anche a verificare come funziona il cervello umano. Si è visto che nella donna vi sono delle connessioni trasversali tra i due emisferi, per cui la donna riesce a fare più cose contemporaneamente perché è meglio connessa. Mentre invece l'uomo ha delle connessioni tutto nello stesso ambito, essenzialmente tutte a destra o essenzialmente tutte a sinistra, per cui l'uomo è meglio indicato per quelle che sono le attività manuali, cioè i lavori che diciamo, si esprimono con un'attività dedicata, meccanico, falegname. Quindi diciamo anche come è configurato il cervello tra l'uomo e la donna, pur essendo uguale per quanto riguarda le porzioni anatomiche, però le connessioni sono diverse tra uomo e donna. Cioè la natura differenzia non solo il sesso, per dire se sei uomo o sei donna, ma anche il tipo di attività che un organismo, un organo o qualunque altra struttura del nostro corpo fa nell'ambito dell'evidenza se uno è un uomo o se uno è una donna. Questo lo volevo dire giusto per far capire che la medicina di genere non è solamente lo studio delle malattie, ma è anche lo studio del funzionamento del corpo umano. Bravo, bravo. Bene, Daniela, siamo nei tempi, mancano Io 10 direi che minuti. sia arrivato il momento di passare a spazio oltre. Che sorpresa ci hai preparato, Riccardo? Oggi voglio presentarvi tre opere famose del Rinascimento italiano che possono essere interpretate come rappresentazioni simboliche della medicina di genere e che vogliono evidenziare l'importanza della salute e del ruolo della donna nella società. E la prima immagine che è l'Annunciazione di Leonardo da Vinci. E questo dipinto raffigura l'incontro tra l'arcangelo Gabriele e la Vergine Maria, che annuncia che l'arcangelo gli annuncia che darà alla luce Gesù. L'opera mostra la figura di Maria come un simbolo di femminilità e maternità, e vuole sottolineare, secondo la mia interpretazione, anche l'importanza della medicina nel contesto della gravidanza e della salute delle donne. Ecco, piccole cose per gli amanti della storia dell'arte, il dipinto che è fatto con la solita tecnica dello sfumato di Leonardo da Vinci, è un dipinto olio e tempera su tavola
ed è conservato alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Quello che è importante vedere è che Maria è seduta a destra e l'angelo a sinistra, sempre per gli amanti, perché Leonardo è, nei suoi quadri dà, esprime la sua simbologia che arricchisce sempre le sue opere e che devono dare anche quel valore esoterico. Ricordiamo Dan Brown che la considerava Leonardo da Vinci come il fondatore del priorato e ha messo dei simboli, ecco il giglio che rappresenta la purezza e la verginità. Poi ecco quello che è importante è la prospettiva, che è una prospettiva dinamica, molto lineare, però attraverso delle atmosfere che noi vediamo, e Leonardo crea uno spazio che simboleggia la dimensione tra lo spirito, la dimensione spirituale e divina di questo annuncio. La Madonna è vista a destra ed è illuminata, c'è luce. Quello che voglio ricordarvi è i colori, anche i colori sono studiati apposta. Guardate, l'Arcangelo Gabriele è un guerriero e quindi il suo mantello è rosso, per il rosso del sangue. Poi ancora la Madonna invece ha un grande mantello blu che non solo dà prospettiva, però rappresenta, come nella simbologia del nostro Rinascimento, la Chiesa che deve accogliere, accogliere come il cielo, accogliere tutti i devoti. Però guardate che sia l'addome che il petto traspare quel rosso, che già fa preannunciare quello che sarà il sacrificio di Gesù Cristo. Poi ancora un'altra cosa ancora più significativa è la mano della Vergine su quella sfera, quindi è a toccare quindi la materialità del supporto di legno con questa sfera che rappresenta il cielo, i pianeti, quindi il divino. Ecco, questo è il primo quadro, molto più semplice, la nascita di Venere di Sandro Botticelli, che è una metafora non solo di bellezza, ma anche di quelli che gli aspetti che rappresentano la fertilità femminile. E nel contesto di una medicina di genere, l'opera può essere vista come una rappresentazione importante della salute e del benessere delle donne. Ultima immagine, ecco, vai avanti Antonio. Ecco, questa è la scuola di Atene di Raffaello Sanzio, che la vediamo, è un grande affresco che la troviamo nei Musei Vaticani. Quello che voglio farvi vedere, ho fatto questo piccolo particolare, ho messo in luce, qua sono tutti uomini, c'è Platone, ci sono i filosofi, ecco, l'unica donna è questa figura molto fiera che sta al centro, che è Ipazia di Alessandra. E Raffaello Sanzio vuole dare importanza a questa donna, che era filosofo, storica, dava cultura e soprattutto, insomma, aveva cominciato a fare anche voleva diventare medico. Purtroppo, poverina, davanti fu a un destino drammatico, perché in una lotta tra i cristiani e i pagani venne uccisa e fatta proprio letteralmente a pezzi. Però rappresenta quindi, come diceva Antonella Malarini, quel simbolo della donna che vuole emergere, vuole farsi in un mondo difficile, soprattutto allora di soli uomini, dove la cultura era data agli uomini, questa donna emerge e Raffaello la mette anche in un primo piano. E questa invece è un'altra figura molto importante, qua non sono quadri, ma è bello dirlo anche in termini storici, è Agnodice di Fano Strata, è una realtà tra mito e la prima donna che possiamo considerare la prima donna ginecologa della storia. Questa è una donna che perché era all'inizio, diciamo, faceva il medico, si dava da fare, però stranamente dopo la morte di Ippocrate, insomma, prese un cioè fu accusata
di avere un ruolo molto, molto negativo nei riguardi delle donne, perché secondo alcuni veniva accusata di preparare gli aborti delle donne, e questa portò alla sua ecco, a farle perdere il suo appeal e la sua credibilità. Invece, che cosa fece? Che questa donna praticamente continuò a fare il medico, e in un contesto storico molto difficile, e insomma, si riuscì, vestendosi da uomo, a continuare la professione, e poi ad emigrare, ad andare all'estero, in Egitto, dove alle donne era permesso l'accesso alla medicina. Quindi questo per dirvi com'è difficile a questo punto, anche a tutt'oggi, perché la donna ha fatto grandi progressi, però anche a livello apicale, insomma, sta senz'altro il tempo è galantuomo, però anche a livello apicale poche sono le donne che hanno raggiunto i vertici della apicalità, sia in senso ospedaliero, e io, Antonella, ti auguro di percorrere questa scalata, di arrivare presto alla apicalità ospedaliera, forse nell'ambito universitario qualche donna in più c'è. Ora, io a questo punto siamo riusciti a fare tutto nei tempi, mancano qualche minuto. Io volevo ringraziarvi per la vostra partecipazione, per aver condiviso con me questa trasmissione, naturalmente tutto il team che mi segue, sia Daniela Piesco, Antonio Quarti, il nostro direttore, che spero ci stia vedendo. È stata una bella, credo che sia stata una bella puntata che sarà conservata su YouTube, quindi sarà facile rivederla, ricommentarla e anche, diciamo, condividerla, perché noi, queste trasmissioni hanno bisogno di condivisioni, non hanno bisogno del like. Dietro non c'è nessuno scopo di lucro, vogliamo solo diffondere dei messaggi positivi. Quindi io vi ringrazio, speriamo di far tutto bene. Vi do appuntamento al 4 aprile. Noi facciamo Spazio Ippocrate ogni 2 settimane. 4 aprile, ecco, già posso anticipare un po' l'argomento. Ci prepariamo ad un congresso locale di cardiologia regionale, che vede soprattutto impegnati i cardiologi del territorio. Quindi, e soprattutto, già che ho pensato che il nostro leitmotiv delle trasmissioni è la cronicità, e soprattutto questo congresso va oltre il battito, quindi vedere i percorsi per la cronicità delle malattie cardiovascolari. Insomma, vediamo di studiare entro il 4 aprile una trasmissione che possa essere una degna presentazione per questo congresso. Ora, permettetemi solo di salutare a mio modo, con lo slogan della trasmissione, che medicina è cultura, medicina è tecnologia, ma medicina è umanità. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi, salve. Grazie, grazie a voi.